stasera Pole Position abbiamo come ospite il dottor Alberto Tedeschi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Lei è CEO dell'azienda OMCD che opera dal 1948 nel settore metalmeccanico. Ha iniziato tutto da suo padre. Certo, il papà è tornato da un campo di sterminio in Germania e appena si è rimesso si è posto il problema di cosa fare del suo futuro e del futuro dei suoi fratelli. Quindi a un certo punto ha deciso di aprire un'azienda metalmeccanica in cui sono state prodotte delle filiere metallo duro che avevano come clientela tre filerie che operavano nel Milanese o nel Lecchese. E così è nata l'azienda. Da lì è nato il percorso che nel tempo si è evoluta notevolmente, è cresciuta, ha anche saputo ascoltare i cambiamenti di mercato, essendo sempre pronta. Ma esattamente il metallo duro che cos'è? Perché è un materiale resistente all'usura. Certo, diciamo che prima eravamo solo utilizzatori di metallo duro, poi nel proseguo dell'attività papà si rese conto che l'approvvigionamento di questo materiale era estremamente complesso, quindi nel 1955 decise di mettersi a produrre lui stesso metallo duro, quindi da azienda metalmeccanica siamo diventati un'azienda più di carattere metallurgico. Quindi metallo duro è un prodotto che si ottiene dalle polveri, queste polveri vengono miscelate, vengono poi sinterizzate e con questo si ottengono dei pezzi finiti. Detto questo è una cosa abbastanza complessa, però la caratteristica principale del metallo duro è la sua durezza e la sua resistenza all'usura e questo fa sì che sia un materiale che si può applicare e utilizzare in praticamente tutti i settori produttivi o in tutti i settori in cui è presente la manifattura. Certo, è un core business che si applica perfettamente, come ha detto, a diversi settori di produzione, ma diciamo che come azienda una dote particolare che vi riesce a far contraddistinguere sul mercato appunto è proprio la vostra storicità legata in ambito familiare, ma anche la flessibilità a livello lavorativo e siete molto dedicati alla ricerca e sviluppo. Sì, diciamo che noi abbiamo due caratteristiche fondamentali che ci distinguono. Uno è un ufficio tecnico molto potente che è in grado di affrontare qualsiasi sfida viene posta dal mercato o dai clienti e un secondo è un laboratorio di ricerca e sviluppo che in proprio e con la collaborazione di alcune università italiane e anche straniere di carattere europeo riesce a mantenere aggiornata la tecnologia, a sviluppare le leghe e i prodotti che andiamo via via realizzando. Mentre prima parlavamo dei settori in cui è applicabilissimo il core business, sì. Immagino che vista questa caratteristica si riesce anche a spaziare molto con i mercati. Sì, diciamo che noi siamo un'azienda globale e esportiamo in tutto il mondo, quindi Cina, India, Sud America inclusi, e riusciamo a essere presenti e apprezzati per la caratteristica della versatilità che sono tipiche delle imprese manifatturiere italiane. Certo, avete anche un'altra caratteristica che non è da dimenticare, legata alla parte della sostenibilità. In più voi avete anche un impianto fotovoltaico. Sì, noi siamo un'azienda energivora, quindi nel momento in cui si è avuto accesso alla possibilità di autoprodurre una parte dell'energia che consumiamo, ci siamo dotati di un impianto fotovoltaico. Inoltre, visto che i materiali che noi utilizziamo, quindi il tungsteno, il cobalto, sono dei materiali strategici di difficile reperimento perché sono piuttosto rari sulla crosta terrestre, abbiamo iniziato nel 2000 a sviluppare una tecnologia che ci consente di riutilizzare tutti i rottami ed oggi questa tecnologia è pienamente funzionale e circa il 65% del nostro fabbisogno di materie prime è soddisfatto dalla rigenerazione dei rottami, quindi si tratta di un'economia circolare pensata molto prima di quanto non venisse di moda questo termine. Certo, ecco, proprio lasciamo da parte la questione che è diventato di moda. Voi l'avete sposato molto prima, questo processo produttivo, ovvero legandovi alla parte di sostenibilità. Un'azienda che si sposa perfettamente con il concetto di sostenibilità vuol dire che è molto legata all'ambiente. Ma andando più nel dettaglio, voi siete proprio legati a livello territoriale. Certo, noi siamo orgogliosi della nostra origine, noi veniamo da un paese piccolissimo, sono 450 abitanti e cerchiamo di essere molto presenti sul territorio, interfacciandoci con tutte le associazioni che con scopo di volontariato aiutano e sviluppano la parte
turistica del territorio, e inoltre ci siamo legati ad alcuni istituti tecnici ai quali abbiamo fornito materiali o finanziamenti che hanno consentito loro di aggiornare i loro laboratori e permettere ai ragazzi che studiano di avere delle tecnologie di punta con cui confrontarsi quotidianamente. Certo, visto che questa caratteristica va a sottolineare quanto è importante per voi la storia, perché alla fine essere legati anche a un territorio vuol dire essere legati anche alla storia di quel territorio, e all'interno dell'azienda c'è veramente tanta storia. Dal 1948 ad oggi si è evoluta molto, è cresciuta l'azienda e siete anche molto legati ai giovani, come ha detto. Quindi mi chiedo, le menti giovani quanto sono importanti secondo lei? Sono importantissime. Io sono il più vecchio dell'azienda. E la mia sfida è assolutamente quella di riuscire, si dice, a imbarcare, ma alla fin fine a coinvolgere i giovani, giovani che a questo punto chiamano altri giovani, giovani estremamente professionalizzati ed estremamente preparati, che chiamano giovani assolutamente di primissima qualità. E quindi abbiamo uno staff di manager e di aspiranti manager di estremo livello, e che ci consente di competere con tutti i produttori del mondo ad armi pari, senza temere colpi bassi o certo. Inefficienze. Anche perché il mercato è in continua evoluzione, i clienti ogni volta sono sempre più esigenti e le menti giovani comunque sono energiche, sono molto dinamiche, e avere una fucina di idee che sposa perfettamente la dinamicità e la voglia di mettersi in gioco dei giovani, e anche la conoscenza e la sapienza delle persone più con un'esperienza profonda nel settore, direi che è un ottimo ingresso nel mercato. Si sposano perfettamente questa sì, diciamo che è un pezzo della nostra strategia di sviluppo, perché comunque le persone anche che ci hanno lasciato sono comunque sempre lasciato, nel senso che hanno raggiunto il loro momento di andare in pensione, sono rimaste comunque sempre molto attaccate all'azienda e alle loro relazioni, e quindi si vede questo continuo interscambio tra quella che è stata l'esperienza consolidata degli anni passati e quelle che sono le nuove sfide, ma che comunque possono essere affrontate solo se c'è questo aggiornamento, questa accoglienza della parte esperienziale che è stata portata avanti negli anni scorsi. Non bisogna mai aver paura di mettersi in gioco e di evolversi sempre. Io la ringrazio per essere stata qui con noi questa sera, è stato un piacere averla qua. Ricordo che qua con noi abbiamo avuto come ospite il CEO dell'azienda OMCD, ovvero il dottor Alberto Tedeschi. Grazie mille. Grazie a lei, buonasera. E noi per questa sera abbiamo finito di conoscere gli ospiti che sono venuti qua negli studi di Pole Position, ma torneremo prestissimo con delle news veramente interessanti, quindi non mancate l'appuntamento con noi.